Tanto ciao, da dove venite? Da Castellanza Legnano, provincia di Milano Varese. Ah, vicino Malpensa, via. Vicino Malpensa. Come vi chiamate? Elisa. Federico. Come mai avete scelto di essere qui oggi? Un culo della Madonna. Sì, abbiamo trovato i biglietti all'ultimo perché un nostro amico non veniva più, quando era già tutto sold out, quindi... Ma, cioè, l'avete fatto solo per, diciamo, lo spirito della giornata oppure vi piace qualche cantante in particolare? Io adoro il Liga. Ah, ok, quindi sei nel posto giusto, nella sua terra. Esatto. Siete qui anche, immagino, un po' per spirito di solidarietà verso... chi è rimasto colpito dal terremoto, no? Certo. Ecco, come siete arrivati qui? In macchina. Autostrada. Autostrada, macchina, quindi vi piace l'atmosfera che c'è? Sì, sì, è proprio bellissimo. Bello. Io il primo concerto che vedo. Primo concerto della mia vita. E come ti sembra? Bello, un'atmosfera bella, la gente la senti, sono tutti... c'è amicizia, via. Che cosa vi aspettate da questa giornata? Un bel concerto. Di arrivare a casa. Ciao, come ti chiami? Natascia. Da dove vieni? Parano sul Panaro. Ah, quindi sei nella zona del terremoto. Anche Emiliano. Tu sei stata colpita dal terremoto? Non direttamente, alcune strutture, ma fortunatamente no. Ecco, che cosa provi quindi essere qui oggi, in questa giornata in cui comunque, oltre allo spirito goliardico, c'è anche un senso di solidarietà verso chi è stato colpito? Sinceramente, parti con l'intento di venire qua, sentire la musica, c'è il vomito, Ligabue, il zucchero, tutto il resto, però effettivamente sai che c'è una causa e sono tante persone che non hanno avuto la nostra fortuna di non essere colpiti dal terremoto. Ecco. Qui sei arrivata qui quindi in macchina normalmente? Normalmente in macchina. In un quarto d'ora abbiamo fatto tutto. Che atmosfera hai trovato qui a Reggio? Ma guarda, per me è il terzo campo volo, quindi per me è quasi essere come a casa. Diciamo che vedi i ragazzi che non vengono qua però carichi dal fatto di sentire la musica, non col pensiero della tragedia che effettivamente dietro a questa storia del campo volo c'è. Quindi che cosa ti aspetta da questa giornata? Soprattutto tanto divertimento, sì, immagino. Tanto divertimento e tutti insieme poter passare il nostro affetto alle persone che hanno subito appunto i danni dal terremoto. Ecco, speriamo di trasmetterglielo. Certo, ma com'è nella tua terra, nella vostra terra lì, in provincia di Modena, com'è l'atmosfera? È ancora pesante? C'è ancora... Ti posso dire che al minimo rumore di un aereo che passa nelle zone anche vicino a Vignola, fai subito un salto ovunque ti trovi. Io tante volte sono nei supermercati, sento che passano i traspaller, senti tremare sotto la terra e ti spaventi. Certo. Purtroppo è rimasta viva la cosa, ecco. Poi speriamo che passi, come tutto. Ecco. Certo. Grazie mille, buon divertimento. Grazie. Allora, ciao intanto, da dove venite? Io da Torino. Io da Como, però dall'accento sono napoletano. Anche io napoletano. Ah, tutti noi napoletani, mi accomuna qualcosa. Sì. E, come siete arrivati qui in treno, immagino? No, col pullman. Col pullman? Organizzato, sì. E quanto ci avete messo? Dalle 7 alle 11. 11, sì. 7 e mezza a 11. I vostri nomi, scusate che non li ho mica chiesto. Io Michela. Io Angelo. Che atmosfera avete trovato qui al campo volo? È bellissima. È senza parole, è una cosa... È una magia. Tutta questa gente che arriva parla da sé. Ma vi ha toccato, cioè siete qui per quale motivo? Solo per il divertimento o anche per il fatto di aiutare, no, poter aiutare comunque anche le persone? Principalmente per questo, fare una cosa bella per gli altri e divertirci anche noi. Infatti non a caso prima lo stand anche del Parmigiano ci siamo attivati subito a dare una mano al consorzio del Parmigiano Reggiano. Cos'è che avete fatto? Non ho capito, scusami. Il consorzio del Parmigiano Reggiano, sì? ha raccolto, diciamo, delle firme, sì? E appunto ha promosso un po' la difficoltà che stanno affrontando appunto, il tema del terremoto e tutto, sì? Le difficoltà che hanno, e hanno fatto nell'occasione assaggiare anche i loro prodotti e poi vabbè, prendendo gadget o comprando le cose che fanno in ogni caso. Quindi avete aiutato ulteriormente, insomma, sì, anche con la sua, sì, delle magliette, quindi sono comunque magliette tutto
soldi che vanno comunque alla, sempre nello stesso motivo. Ecco, ma cosa ne pensate di quello che è successo comunque nel maggio scorso qui nella, nella provincia di Modena, Ferrara, così? Siete rimasti colpiti? Sicuramente sì, poteva succedere anche a noi a Torino, quindi siamo contenti per fare questo per gli altri, che automaticamente se dovesse succedere a noi mi aspetto che gli altri lo fanno anche per noi. L'unico problema non è tanto la risposta delle persone, perché l'Italia risponde, devono rispondere le istituzioni e bene, questa è la verità, quindi siamo sempre punti da parte. Senza fare critiche nulla, il problema è che ci devono essere delle risposte concrete da parte delle istituzioni. Certo. Non della gente, che la gente risponde, è uno schiaffo morale che la gente ha dato con i biglietti che sicuramente... Siamo i primi a partire, però poi, come dice lui, sempre ci vuole l'istituzione. L'istituzione, qualcuno che può fare. Quali sono i cantanti che vi piacciono di più? Ligabue. Ligabue. Però comunque anche piace Antonacci, insomma... tutti quanti. Beh, avete scelto la terra giusta per Ligabue. Assolutamente. Certo. Siamo andati a Napoli per Ligabue. Ah, okay. Però proprio perché la terra sua principalmente. Ma è la prima volta che siete voi a Campovolo? Sì, invece. Prima volta. Io è la prima volta. Per me no, sono stato già a Campovolo 12. Per Ligabue. Per Ligabue. La seconda volta. Cosa vi aspettate da questa giornata? Niente, serenità, tranquillità, divertimento sì, ma non... Divertimento è un ottimo, come dire, un ottimo esempio, un'ottima risposta che le persone, che l'Italia dà, che gli italiani non sono stupidi, è tutto qua, e lo dimostrano queste cose qua, e che si finisca di fare appunto demagogia, tante cose che purtroppo vengono, rovinano certe realtà, certo. Basta guardare, non basta dire altro. E che ci sia tanto amore nelle canzoni. E quindi che le istituzioni prendessero coscienza di questo e prendessero esempio da quello che dovrebbe essere un saper vivere proprio in collettività. Inutile che sparano a zero solo per giustificare quello che fanno, insomma. Basta, poi non voglio assolutamente... Stai criticando troppo, basta. No, non voglio. Va bene ragazzi, vi auguro buona giornata. Grazie e buon lavoro. Buon intervista.